GSM. Madonna, che palle, ogni volta devo spostare, dovrei fare tutte le interfacce in base ai giochi in modo da averle già pronte. La cam, dai che la mettevo qua in alto, mi pare. Ok. Ne è vero? Ok. Un pomeriggio dobbiamo fare così tellino sui giochi serio. Oh, è serio questo, eh? Non ti piace? Stavo schiacciando la mappa. Oh, questo mi gira senza problemi. E vorrei anche vedere. Ah, mi ricordo dove ero finito qui. E guarda che non c'è neanche abilitato. Ripristina salve, torna indietro. Grafica, V-Sync, magari sì, eh? Ok. Salve, torna indietro, riprendi. Oh, là. Ho capito perché mi toglie il V-Sync, bastardo. Questo qua, mi ricordo che ero arrivato in un punto merdosissimo, dove lì ci sono le... cosa che erano? Oh, Gesù, qua sono morto, le lontre. Quindi ci leviamo dei maroni. Acquistato, installato e giocato 16 minuti, disinstallato. Sì, mi piace. Ma perché? Guarda che è fichissimo sto gioco. È di una... è molto complesso, eh? No? Sembra sciancata la scimmia. Sì, è una scimmia anziana. Sta piovendo e quindi poveraccia già si muove a fatica. Adesso dovremmo nuotare e che Dio che ce la mandi buona. Forza, forza, con sta consumando energia, forse ce la facciamo. È una scimmia anziana. Questi qua sono primati. Sono vissuti sulla Terra circa 10 milioni di anni fa. Sono i nonni di Lucy. Ok, tra l'altro, aspetta, com'è che si faceva? No, non lo posso vedere da qui, ho bisogno di un letto. Ma io adesso mo sono incastrato, perché di là non posso andare che c'è troppa acqua e annego. Scalare la montagna non ce la farò mai, è un posto di merda merdosa questo. Vediamo cosa riesco a fare. Allora, analizziamo un po' la situazione. Abbiamo una pietra lì. Là è il grande lago. L'ho visto che è il grande lago. Di qua non si può salire. Quelli sono da analizzare. Butta male qui secondo me. Io lo trovo di una complessità estrema questo gioco. Ma che cosa non ti è piaciuto in particolare? Ghiaccio. Allora, X cambia mano. Cos'è che c'è nell'altra mano? C'è un sasso? C'è il pietrone? Cos'è che c'è nella mano? Non mi ricordo più i tasti. X, no, cambia mano. C. Ok, c'è un sasso. Cos'è che c'ho lì davanti? E di non giocare ai giochi per un po'. Ah, la scure basaltica. Ok, ok. E andiamo a prendere della roba da mangiare, che secondo me c'ha fame. Ok. Non possiamo rompere le balle a quelle lontre. Oggi non fare indigestione. Ok, a posto. Recupera la tua scure basaltica. Questo sassetto qua è molto utile. Ok, purtroppo
Purtroppo piove, tra un po' ci avrà. No, freddo no, perché ho un sacco di bonus. Però non è detto che io comunque non ci tiri le cuoie. Perché il vantaggio di andare in giro con un anziano è quello che lui soffre molto meno, anzi non lo soffre per nulla, la paura dell'ignoto quando si allontana dalle proprie, dalla propria tribù. Ok? E questo è uno dei grandi vantaggi. Questa è acqua pulita. Conviene mettermi l'arma sulla destra, perché non si sa mai cosa posso trovare qua. Quindi niente, l'unica cosa da fare è tornare indietro. Allora io volevo cercare dov'è casa la mia tribù. Ma io ho provato a entrare là dentro nella grotta. Lo farò un'altra volta. Non voglio spassarmela troppo lì, che c'è una tana di lontre. Mi abbattono come un macaco proprio. Cioè, camminiamo anche in piedi, che un po' ci fa bene. Non vi dico che mi ricorda la camminata di un mio amico. Tanto non mi segue, non potrebbe mai sentire. Vai, in piedi, che prima o poi prenderemo la postura eretta. Forza! Forza, che stanno scomparendo i bonus. Allora, voi lo vedete bene? Sì? Siete contenti di questo gioco, vero? Oh, ippopotamo. No. Non faccio nulla a voi simpatici ippopotami. Gesù. Oh, altri ippopotamo. No. Nessuno vuole farvi male. Io mi costruirei un micro rifugio qua. Fango? È fango? È fango, vero? È fango. Piglia fango. Buono fango, bello fango. Lascia giù tutto. Vai che ci facciamo un bagno di fango. Usa. Non mi piace il fatto che è il classico gioco che puoi fare tutto quello che vuoi a patto che fai solo quello che devi fare. In pratica o segui lo script del gioco o non c'è nulla da fare. Qua è difficile non darti ragione. Sì, purtroppo è così. È vero. Però puoi decidere tu quando evolverti, puoi decidere tu... No, non è sufficiente, lo so. Allora, giungla, oasi, no. Dov'è casa nostra? È quella? La tana delle lontre, no? È là sotto, vero? Insediamento attuale del clan. Ciao! Guarda dov'è. A Canicati. Ecco perché volevo andarmene di là. Facciamo una prova, va? Non so se ce la farò mai a scalare sta cosa qua da vecchio, ma lì io la provo. Male che vada, tireremo le cuoia. Ok? Proviamoci. Vediamo se si riesce a salire di qua dal bordo. Indubbiamente poi scatta il gusto personale. Non è brutto come gioco. A me non piace e con te ci scherzo. Sì, no, beh, l'avevo capito. Sei una persona particolarmente intelligente. E
il sarcasmo è degno di una persona intelligente. Allora, vediamo se ce la faccio salire qua. Vuoi andare lassù e vedere come, cosa c'è di bello? Ok, riposa. Secondo me non ce la farò mai. No, no, sete adesso, no, 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 gioia, no, sete. C'ha sete, porca zozza, questa è alta. Questa è alta. Calma, eh. Vediamo, vai. Vai, vai che ce la fai. Io credo in te. Il mio John Rambo. John Rambo da vecchio. Vai. Vai ancora, ancora così. Grande esploratore. Cosa abbiamo qua sopra? Vediamo. Cosa c'è lì? Nascondiglio. Oh, buono. Lì? Un tubo. Là in alto, io ho visto fumare. Non c'è un meteorite qua, scusate. Io ho visto fumare. Roccia sollevabile. Allora. Ok. Proviamo con gli odori. Non sento nulla. C'è qualcuno in zona? Pare di no. Ok. Vediamo se così riusciamo ad andare avanti. Ogni tanto schiaccio shift, ma come ben sappiamo qua non si può correre in questa maniera. Non lo sto. Allora, io uno lo trovo parecchio rilassante. Due, lo trovo intrigante perché il fatto che tu puoi a un certo punto far evolvere la tua specie, decidere tu quali siano i perk da seguire, cioè le abilità, e svilupparlo un po' come vuoi tu, non so, mi fa pensare, tra l'altro, a un po' di anche di rigiocabilità. È inutile andare là sopra adesso. Quanto è grande la mappa di gioco? Non ne ho la più pallida idea. Non c'è un tasto mappa. È vastissimo. È vastissimo. Bisognerebbe vedere su YouTube, a volte fanno quei video dove... Ostia, c'è un fiume qua. Però c'è un... Ce la faremo a saltare di là? Non credo. Quei video dove confrontano le mappe. Poi si scopre che questa è grossa. Perché anche là sopra... Magari c'è qualcosa di interessante. Ciao, avevo detto che l'avrei scalata. Proviamo a scalarla, dai. A parte che comincia a essere stanco sto poveraccio. No, prima devo fare un rifugio. Raga, mi spiace, qua ci vuole un rifugio. Bastoncini? Quello è un bastoncino? Mi dà l'idea di un bastoncino. Non è inutile che schiacci shift, non corre. Bastoncini? Devo costruire un rifugio. Non sono le 11, sono le pesta. Bastoncino? Bastoncino, eccoli là. Costruiamo un rifugio. Allora, XCXC. Ok. Allora, qua è palese. Io prendo... No, non è questo. Mi fa analizzare? No? Cosa sono? E che saranno mai? Non sono questi bastoncini che mi servono. Molla?
Ok, dove sono gli altri bastoncini? Le fresche frasche, dai. Eccole. E piglia la fresca frasca. Ah, in fondo. Ricordiamoci che ho lasciato giù. Oh oh. Cos'è stato? Scusa, un tuono? Lo so che c'hai sete, cacacazzo. Fa bravo. Non è il momento. Metti giù qua. C'è freddo? Ci lascia. Pigliane un altro. Metti insieme. Aggiungi mucchio. Ok. Qua. No, qua. Ma che... ecco. Puoi bere, no? Magari potessi bere. Ecco. Aggiungi mucchio. Inizia costruzione. Costruisci. Sotto l'acqua, bravo. Geniale. Ok. Qua faremo una brutta fine. Z. Evoluzione. Fammi vedere come si è messi. C'è qualcosa che si è sbloccato. Proprio con 5 potenziamenti. Questi sono i miei collegamenti neurali, Lorenzo. Tu che sei nuovo di Ancestors. Praticamente ognuno di questi rappresenta un'abilità che io sblocco. Ok? Quando io faccio un salto generazionale, quindi i miei cuccioli diventano adulti, gli adulti diventano anziani, gli anziani muoiono, posso decidere di bloccarne, in questo caso 5, perché ho 5 cuccioli. 5 di queste abilità rimarranno anche nella generazione successiva. Mentre quando io deciderò di fare un passaggio evolutivo, tutte le mie scoperte che ho fatto nell'arco di questa generazione e delle altre generazioni, insomma tutte le scoperte che ho fatto con questa, come posso chiamartela, no stirpe, con questa razza neanche. Oh, Fede, grazie per il follow, caro. Con questa progenie? Sì, no, neanche progenie. Comunque, quando faccio il passaggio evolutivo, tutto quello che io ho trovato, esplorato, eccetera, eccetera, mi si aggiunge come punti che io guadagno per poter diminuire la distanza che mi rimane per raggiungere l'ultimo stadio evolutivo, che dovrebbe essere l'Homo erectus, credo. Quindi si parte da 10 milioni di anni fa. Io ho fatto solamente un salto evolutivo. Qua ti fa vedere in rosso io, in bianco la scienza. Cosa significa? Che per la scienza io ti evolvi. Ok, per la scienza in un certo arco di tempo. Se io riesco a giocare bene e a scoprire eccetera eccetera un sacco di cose durante il gioco, quando faccio il passaggio evolutivo e mi evolvo prima di quello che dice la scienza, significa che io sto giocando bene. Se io mi evolvo dopo, significa che sto giocando male. Lui è quello con cui vogliamo giocare. Ah, ok, perfetto. Molto piacere, caro, è ben arrivato. Ok? Va bene. Io volevo fare un cazzo di... ma non ne ho manco uno da studiare. Perché puoi studiare solo quando sei sul giaciglio. L'unica cosa che io potrei trovare noiosa è che devi rifare le cose mille volte. Esci, chiudi, indietro, via, usciamo da qua. Ok. Niente, dobbiamo dormire. L'unica cosa che posso fare è dormire sotto l'acqua come un pirla.
Dormi, va. E speriamo bene. Tutti i bonus vanno a Ramengo. Sì, comunque sto gioco è un po' lento. Allora abbiamo bisogno di acqua. Che cosa abbiamo? Una lumaca. Ok. E mangiamoci sta lumaca. Ok. È stanco, è ancora stanco? No, è a sete, mannaia. Mannaia, vediamo se troviamo dell'acqua qua. Dai che ce la facciamo, dai, dai. Su. Su. Veget. È un po' un veget, eh. Naturalmente ho perso i miei bastoncini, quindi se vengo aggredito... c'è sonno. Ma cazzo, ho dormito finora? Andiamo a dormire, va. Bella Danny! Buonasera, caro, buonasera. Niente, devo dormire ancora. Morirò di sete. Buonanotte. Guarda la Via Lattea. Quindi mi piace l'idea di fare una giornata a survival. Una giornata... Ok, sonno è a posto. Acqua e cibo, un disastro. Va bene, dobbiamo recuperare dell'acqua, raga. Assolutamente. Questo da un po' mi schiatta male, male, male. Ma i miei bastoncini... Eccoli, c'è del cibo. Una giornata di giochi survival, una giornata di giochi strategici, una giornata di giochi... Oh, non è cibo. Eh sì che è cibo. Magna, magna. Buono, buono il cibo. Magna, 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 magna. Buono. Am, 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 am. Mangia, 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 mangia. Dobbiamo recuperare dell'acqua. È a posto? C'è una fame porca. Ti sei sbaffato tutto? Bravo. E ma i bastoncini? Perché senza quelli sono cazzi amari. Fine, li avevo lasciati giù per terra. Piano con i saldi di questo anziano. Eccoli qua, trovati. Quindi questo, cambia mano. Dov'è l'altro? No, questo non ce ne fotte una se, cavolo. Lascia. Dov'è il mio basalto qua? Ok, inverti tutto. Siamo armati, pronti e cazzuti. A che punto sei arrivato con questo gioco? Dove l'ho lasciato? L'ho abbandonato. Allora, vediamo se riesco a scendere di là. Volevo studiare là in alto, ma non ce la faccio. Sono troppo stanco. Dove l'avevo lasciato l'ultima volta, Danny? Lo so che per tanti risulta palloso, però per me è emozionante sto gioco. Poi c'è di quei panorami. Oh, è l'alba dell'evoluzione, ragazzi. Ce la faremo a saltare di là? Non credo, ma neanche, però io ci provo. Vai. Sei grande! Era calcolata. Ti fanno cagare in mano. Ci abbiamo fatta! Ci serve acqua. Cazzarola, acqua. Questo gli viene un colpo. E là il nostro insediamento. Là c'è una fonte d'acqua. Ho fatto bene a scalare, lo sapevo. Vediamo se qua troviamo qualcosa.
Solleva. Eccola. Ok. Ce l'ho già quella roba. Adesso l'obiettivo è ritornare al clan perché sono conciato male. Beh, è una continua esplorazione. Il bello di questo gioco è che tu esplori ed esplori ed esplori ed esplori. E mangi, mangi, bevi. Dai che vogliono mangiare anche loro. Non lo so, ma io farei già un passaggio generazionale, anche se c'è pochi... C'è un cucciolo in meno. Questa è una zona ricca di metalli. Quello che io sempre... Oh, oh, l'ho sentita, l'ho sentita, l'ho sentita, l'ho sentita. Eccola. Baghiera di merda. T'ho visto? Sali. Cazzo. Puttana Eva. Andiamocene via. Che non è il caso di combattere contro quella. Lo sapevo. È anche un gioco dove devi affinare l'udito. E soprattutto visto che siamo scimmie, ci arrampichiamo e ce ne andiamo. No, mi scoccia per Conan. Conan è un peccato che non abbia funzionato. Lo so, è altino. Dov'è il nostro insediamento? Cazzo, lo facevo vicino. Ah. Però laggiù c'è acqua, vedo, Noci di cocco. Cocco dava la... Ah, cocco, 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 raga, cocco. Cocco d'acqua. Il cocco d'acqua. Tira giù, tira giù, tira giù. Qua c'è la zucca. Sono andate tutte giù, fanculo. Sono andate giù. Eh no, maledizione. Ah, che sfiga. Non ce n'è una qua, no? Sono cadute tutte, vero? Ti pareva. Qua, 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 cocco, cocco, cocco. Cocco bello. Cocco fresco. Scuoti. Stai, torna giù, veloce, 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 veloce. Eccolo lì, eccolo lì. Scendilo. Molla tutto. Piglia il cocco. E lì il cocco, piglia il cocco. Ecco il cocco. Adesso più tu bastoni. No, il tuo coso. Qual è? Cambia mano. Quello. Bravo. E adesso procedi. Modifica. Apri sto cocco. Bravo. Buona, buona. Adesso bevi sto cocco. Ah, ce l'abbiamo fatta. Puoi bere più? No. Allora fai così, modifica. No, aspetta. Allora X. C. Modifica. No, aspetta. Eccolo. Eccolo. Perfetto. X. Magna. Buono cocco, buono il cocco. Ok, un po' d'acqua l'abbiamo recuperata. Bene, si potrebbe pensare di scalare. Ma... Cazzo se c'ha di fame, oh.
Quello che mi scoccia è sprecare tutta quell'energia neuronale. Allora, bastoncino, qui, X, cambia mano. Bravo, vai. Vai che ce ne torniamo a cassetta. Oh Gesù, come scendo io di qua? Oh, ma ammazzo, sicuro. Là. Là, là, quello è troppo lontano, ma questo secondo me ci arrivo. Controllo sempre che non ci sia nessuno. Fammi scendere un altro cocco. Ah no, ma c'è lì l'acqua, che pirla. CXC. Bravo, baby. Occhio che qua. Ah no, ho detto C. Possiamo bere? Bevi. Ah. Controllarsi sempre in giro. A posto. Stuzzichino, cambia mano e vai. Allora, qua bisogna fare attenzione perché la corrente mi trascina via e io rischio di tirare le cuoia. Quindi vediamo se ce la fa. Ok. E Dio buono. Nuota, nuota bastardo. Nuota, 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 sali lì. Grande. Ok. Torniamo a casa, torniamo a casa, che il giro è stato molto lungo. Perché voi non vi ricordate, io la live precedente di questo gioco ho fatto, mi sa, qualche mese fa, anche di più, me la ricordo come. Questo qua aveva fatto un giro della Madonna. Mango. Mango bucazzo. No, non è mango. Che è sta a fare? Come lo fa? Oh. Minchia. Sono grossi, Non li conosce? Ci sarebbe anche, magari... vabbè. Ci sarebbe anche da... Oh, madonna, è stanco? Da recuperare qualche... Vediamo se li trovo. No. Qualche altro membro per il clan. No. Non ce ne sono. No, perché a me piacerebbe fare un'evoluzione e andare in un nuovo bioma. Perché questo qua ha un po' scassato l'anima. Tanto lo so che quando arriverò vicino a casa verrò assalito da un masciato dai denti affilatissimi. Sì, è vero quello che dice... Oh, fango. È vero quello che dice Ghiaccio. Sei quasi costretto a spostarti a fare certe cose. Anche se ti sembra di avere libertà. Vai. Fango, 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 fango. Fango che ci dà un botto di bonus. Bravo, guarda lì. Minchia, non sono mai stato così corazzato. Eccola, perfetto. Buona, buona, buona. C'è, basta, dottor. Ripigliati le tue armi. Ok, e ricambia mano. Ottimo. Ottimo, ottimo, ottimo. Sento delle api. Là. È l'alveare. L'alveare dava roba buona, però mi serve il bastoncino. E il bastoncino, se non ricordo male,
No, non è quello. Mi serve l'altro bastoncino. Non è questo. Questo. Vediamo. Questo qua. Non ce n'è un altro qua in zona, no? X, C, 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 butta giù tutto. Ok, piglia questo. E cambia mano. E modifica. Pronti? A posto, ce l'abbiamo. Andiamo a prenderci un po' di miele. Vai che miele buono, vai che miele buono. Permesso. Salga. Attento, salta. Buono, ok. Aspetta, cambia mano. Ok, estrai. Mi stanno pungendo ste maiale. Va bene. E che cazzo. Posso prendere ancora un po'? Buono. Ero troppo vicino a loro. Prendiamo ancora un po'? Vai. Ok, da protezione dal veleno, se non sbaglio. L'ultimo bonus che vedete là in fondo, l'ultimo scudo con quei due dentoni, è la protezione da veleno. Ok, recuperiamo i miei legnetti. Mangia, 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 bel gorillone. No, non dare niente a nessuno. X. No, era X e poi C. Molla. Ok, dove sono i miei legnetti? Là. Beh, pensavo peggio, eh. Pensavo di essere più arrugginito. Sì, non ho fatto un cazzo, finora. Ho solo parlato e cianciato a bambera. Beh, però se riesco a tornare vivo a casa è un traguardo. Allora, per rispettare i tempi, visto che ho cazzeggiato parecchio con Conan e non mi è andata bene. Vediamo se riesco a scendere di qua. No, no, giù, 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 biondo. Un paio di mesi fa era gratis su Epic Store. Ma serio? Ah sì, forse c'hai ragione. Bravo. No, a me lo hanno dato con... Minchia, qua non ci passo. Me l'hanno dato con una chiave di accesso. Io salgo. Io salgo e faccio il giro. Appunto. Piano, piano. Ok, vai di qua. Fermo, respira. Che qua l'età si fa sentire. Aspetta, questa qua è la roba buona da mangiare, non mi ricordo mai. Mi sa di sì. X, C, X, C, C, X, X, C. Mangia un po'. Sì, e piglia, piglia, mangia, mangia che buono. Magna, 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 magna. Devo dire che l'Epic Store sta facendo... Ok. Sta facendo dei grandi... delle grandi mosse di marketing, eh. Perché il fatto di dare dei giochi gratis così... Ok, qua siamo fortunati che c'era una roccia, perché secondo me la corrente mi portava giù. Ok, siamo a casa. Raga, qua sotto casa nostra. Però mi sembra che qua sopra ci fosse brutta gente. Quindi devo fare attenzione. Per scendere c'è un modo. Ok. Eccoli! Sono tornato! Dovrebbe resistere a una caduta così. Sì, ce la fa. Hello! Ciao, caro! Ci spulciamo?
che ti do un cazzo ti do. Via. Probabilmente la prima volta che c'è un gioco che mi piace e che già non possedevo. Battlefront. Oh, Battlefront ce lo portiamo, eh. Io l'ho preso. Ce lo si porta. Dov'è la lettuccia qua? Bella. Senti, ma se li raduniamo e gli facciamo insegniamo un po' di roba a questi disgraziati. Allora, X, molla tutto. Allora, chiamiamoli un po'. Bella gente. Ordina, dov'è? Richiamo del clan. Qui, tutti qua. Avanti che si fa lezione. Forza, anche tu, non è che devi fare cazzaro. Forza. Oggi si impara a prendere i legnetti. Ciao cavaliere. Battlefront non l'avevo nemmeno io. Allora, afferra. Benissimo. Ordina di imitare. Andate a afferrate. Avete afferrato. Perché questi due non imparano, brutte bestie? Va bene. Avete fatto tutti? Bene. Adesso X cambia mano. Ordina di imitare. Tutti che cambiano mano. Bravi. Adesso modifica. Ok, ordina di imitare. Tutti modifica. Vai. Fru. Bravi. X. Ordina di imitare. Ok. Q analizza. Avete visto che bel legnetto che abbiamo qui? Sì, è proprio un bel legnetto. A posto? A posto, bravi. E C, lascia. Non resti lungo. Ok, cavaliere, tranquillo. Adesso cosa facciamo? C'è una noce di cocco. Questi ce l'hanno una noce di cocco. No, pigliamo questo. Afferra. Ordina di imitare. Ah no, non possono, giusto. Oh madre. Beh, aspetta. Allora. C. Lasciate quello che avete in mano. Bravissimi. Bravi tutti, bravi. Allora. Afferra. No, aspetta. Afferrate questo. Afferra. Imitate. Sì, andate. Voglio l'altro legno, bravi. Sera tutti primati. Ok. X cambia mano, bravi. Cambiate mano. Bravissimi. Avete una pietruzza qua? Afferra. Ordina di imitare. Andate a prendere le pietruzze. Ma posso insegnare solo a 4? Brutti schifosi. Avete preso le pietruzze? Sì. Ok, cambia mano. No. Così, siete a posto così. Allora, modifica. Ecco, punto. C'ho pure sonno. Vediamo di fare un lavoro fatto bene. Sera a tutti i primati. Ciao Axper. Ok, aspetta. Imitate. Minchia, taglia e cucci proprio qua. Anche tu stai facendo? Quello mi sembra un po' imbranato. Bravi. Sono stanco, capito. Avete fatto? Mi sento un po' come quello di Art Attack, mucciaccia. Ciao primate, vado a fare il primitivo perché sono il primario. Arrivato per primo, te lo dico anche prima di fare la primaria della primula. Ciao cavaliere. Buonanotte. Modifica, vai in altro lavoro. Oh cazzo, andata? Sì. Con un basalto sarebbe stato meglio, ma va bene anche quello.
dai, che voglio una tribù armata che me li voglio portare in giro. Ha fatto? Buono. Siamo stanchi. Ordine di imitare. Forza. E che tribù. Bravi. E niente, non mi dà una fava. Ok, devo andare a dormire. Allora, il maestro va a dormire. Voi fate i bravi. Ok? Bene. Se siete stanchi, andate a dormire anche voi. Oggi cos'è? Domenica, almeno alle 9 del mattino. Alle 7 e mezza. 8. 7 e mezza. Ok. Oh, acqua e sonno, siamo a posto. Abbiamo fame. Tutti su. Avete dormito? No. Ma lasciate la roba che avete in mano però, raga. Che cazzo. Se no poi non mangiate. Questi sono scemi. Allora, X. No. C. Ok. Imitate. Bravo, bravi. Allora, aspetta che devo prendere uno di questi. Cambia mano. Ordine di imitare. Ok. Avete cambiato. Che fa? Si sono ricoglioniti. C'hanno tutti sete. Storditi, maledetti. No, dovete lasciare la roba che avete in mano. Ce l'ha sul destro? Sì. Allora, C. Bravi, bravi. Adesso potete andare a bere. C'avete qualcos'altro in mano? Maledetti. E presto. Ordine di imitare. Allora, andiamo a bere. Tutti qui a bere. Forza, signori. Minchia, quando si mettono tutti in piedi fanno paura. Grandi. E bevi? Oh, che c'è in mano te? Metti giù. Ok, bravo. Sì, adesso beviamo. Tutti a bere, forza. Possono bere? Stanno bevendo? Anzi, scimmioni. Mi sembra la truppa di Paperino. Io avrei usato un altro termine, ma poi qua mi bannano se lo dico. Ok. Perfetto. Ottimo. Avete bevuto? Ci avete ancora sete? Fatti esaminare, brutto disgraziato. Beh, sembra a posto. È lasciata la pietruzza. Andiamo a mangiare, va? Tutti a mangiare. Afferra. Mangia. Copiano. Mangio solo io. Ma è mio. Oh, molla. Molla. Ma va, che pezzi di... Io ho fame. Fame. Mangia. Buono. Mangiate. Avete mangiato? Io mangio un altro. Mangia. Buono. Mazza. Peggio delle cavallette. Chi è che è morto qua? Ma questo l'avevo già esaminato, vero? Sì. L'abbiamo già esaminato, sì. Ok. Che c'hanno sti qua? Oi, fate zozzonate, che ci sono minori ancora. Vado a mangiare pure questo. Se non gli dici di bere, muoiono di sete. Allora, dipende. Dipende. Se non hanno niente. Se, allora, se tu sei già a un livello avanzato nel gioco, tu hai la possibilità di dire a loro di imitare le tue azioni. Se loro raccolgono dei bastoncini o comunque delle pietre, eccetera, hanno qualcosa in mano, non hanno le mani libere. Quindi, se tu bevi, loro non possono imitarti perché hanno le cose in mano. Quindi, tu devi fare in modo che loro abbiano le mani libere
e si mettono a bere. Se sei all'inizio del gioco e quindi non ti sei ancora, non hai ancora sviluppato l'abilità di farti imitare dal tuo clan, dagli altri membri del clan, loro avranno sempre le mani libere e quindi berranno sempre. Quindi ogni volta che tu hai sete e vai a bere, loro bevono. Poi dipende molto, nel senso, se tu sei lontano parecchio tempo dal clan, loro è come se si rincoglionisse e non si ricordano che devono mangiare o bere. Però se tu, ad esempio, allora, questo qua è un anziano, quello grigio, questo qua è un adulto. Se io adesso gli dico, aspetta, esamina e cambia. Ok, io passo dove c'è lui, lo controllo, a parte la dopamina bassa, perché, che cazzo, sei spaventato? Ha tutto a palla, vedo, perché se mi metto a bere, vediamo un po'. Ha da verde, quindi vuol dire che va bene. Sì, sì. Non ha sete. Se mi metto a mangiare... non ha fame. Vedi che il cerchio verde gigantesco? Perché questo è, oltre ad essere un adulto, è un adulto sano. Si vede che non l'ho usato. Perché di solito i membri del mio clan che uso si ammazzano tutti. Ok. Vediamo per esempio lui. Esamina. Back. Alcuni membri sono feriti? Dove l'hai visto? Sì? Ma no, era l'attacco ancora... No, tutti sanno... No, quegli scudi lì sotto, quelli verdi, sono buoni, eh? Sono protezioni. Sarebbero rossi, se non sbaglio. Questa che annusa l'aria. Qualcuno ne ha sganciata una. Tutti sani, tutti sani. Il problema è che ho pochi cuccioli. E il problema è che ormai qua... la generazione, io non ho ritrovato membri nuovi. Là dovevo andare io. Vedete quel fumo? Lì è dove è caduto il meteorite. E il meteorite mi dà la possibilità di sviluppare nuovi potenziamenti per i miei neuroni. È un peccato non averlo raggiunto. Ma non mi ricordo se nelle live precedenti, forse quel punto là, l'avevo già raggiunto. Secondo me sì, era finito nell'isola del coccodrilli, vi ricordate? L'isola dei coccodrilli? Va bene, cari alunni, che ore sono? È mezza, è mezza. Possiamo fare un altro, facciamo un'altra lezioncina veloce. Afferrare il sassetto. Bene, non litigate, bimbi. Ecco, non fate finta di andare a prendere un sasso per andare a fumarvi l'erba pippa là, eh? Bene, avete preso tutti il sassetto? Bravi. Allora, aspetta che ce n'è un altro di sassetto, che me ne serve un altro. Mortacci vostri, hanno fatto tutti i sassi? Eh? Ecco, ecco il problema della scuola. Mancano le risorse. Datemi un altro sassetto, disgraziati. Il cocco no, perché poi non c'è. Ah, qua li avevo radunati io i sassetti. No, questo. Qua c'è un sassetto, l'aveva preso questo. Allora, aspetta, certo. X, cambia mano, imitate. Bravi. Poi piglia un altro sassetto. Avete preso il sassetto? Andate a prendere un altro sassetto. Non l'hanno fatto. So io perché, non ci stanno i sassetti, aspetta. Questi qua, non li posso dividere, ordine, afferra. Ok, adesso gli mollo giù che ce ne sono, perché ho fatto il mucchione lì. Ci lascia, afferra, ci lascia. Ho messo un po' di risorse assieme. Ci lascia, afferra, che fa, piove? No, 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 non adesso. Mi si bagnano i compiti. Ci lascia. Avete tutti i sassetti? Bene. Bene, facciamo ancora un po'. Da. Ci lascia. Ho donne fertili. Ma il problema è che sono di famiglia.
sono madri, zie, pronipoti. Posso mica fare incesto qua. Allora, Sassetto ce l'abbiamo, loro ce l'hanno sulla mano, ma che fa? Sì. L'ho annoiata? Ok, allora devo fare X. Ora prendi Sassetto, imitate. Bravi, tutti a prendere Sassetti. Forza, che tra poco ce ne andiamo. Ci avete tutti il Sassetto? Spazio. Allora, modifica. Porca zozza, modifica. Perché non me lo fa? Che senso ho preso? Pappo, vedi? Ah, hai già lavorato, porca zozza. Ecco perché. Grazie a sta ciolla. Allora, ma tiro giù. Ok, fammi pigliare un altro. Ok. Allora, modifica. Pronti? Via. Eccolo. Ciao Lorenzo, buonanotte. Bisogna essere delicati, che i sassi si spaccano, che la meraviglia. Eccolo. Avete visto? Forza. E mi raccomando, occhio alle dita. Che bravi i miei alunni. Già fatto. Ma è possibile che non piglio un cazzo di bonus di niente? Vabbè. Allora, sentite. Va bene. Allora, sapete che c'è? Che mi avete stufato. Avete imitato? Imitate. Buttate giù. Ok. Aspetta che ferro questo. Cambiate mano. Avete cambiato mano? Bravi. Buttate giù. Cambiate mano. Cioè, buttate giù. Bravi. Adesso andate a fare in culo. Faccio termina spedizione. Voi fate quello che volete. E io... Via. Siete liberi? No, com'era? Così. Siete liberi? Va buono. E non dormire nel mio posto. Ok. Facciamo Z. Allora, andiamo a vedere qua. Non ne ho altri. Non me li sblocca gli altri. Quindi sapete che c'è? Blocchiamo 5 potenziamenti. E via. Allora, che ci blocchiamo? Questi qua che vedete sono già bloccati. Non lo so se andare da questa parte per quanto riguarda... Qua ci sono, se non sbaglio, odori, o sapori, vista, udito. Mentre qua ci sono le parti di costruzione. Qua invece c'è la parte di combattimento e preservazione del gruppo. Mentre qua c'è la parte dove loro imitano. L'abilità di lasciare cadere un oggetto quando si è in movimento è stata acquisita. Questo forse serve. Uno qui. Poi. Controllo della presa. Uno qui. Io, siccome li porterò in giro, preferisco potenziare questi. Dal titolo A scuola con Izio, la lezione primitiva. E qua sono la possibilità di... Mentre ti seguono, i membri del clan sono in grado di imitare automaticamente un gesto intimidatorio o l'azione di superare la paura. Anche questo. Ora è possibile chiedere ad alcuni membri del clan lontani di avvicinarsi e di seguirti. Neuroni specchio. Qua facciamo questo. Si vede che i membri del clan di imitare l'azione di afferrare un oggetto in seguito di maneggiarlo. No, aspetta. Annulla questo.
Questo va bene. Poi i membri del clan hanno l'abilità di schivare un attacco in autonomia se in mano non hanno un'arma. I membri del clan hanno l'abilità di difendersi durante un attacco se dispongono di un'arma efficace. Questo, quanti me ne rimangono? Uno. La velocità con cui si prepara un contrattacco contro un predatore è aumentata. La velocità con cui si prepara un contrattacco contro un animale ostile è aumentata. I membri del clan hanno l'abilità di schivare un attacco in autonomia se in mano non hanno un'arma. Le reazioni a un predatore sono più rapide e le reazioni a un animale ostile sono più rapide. No, questo qua. I membri del clan. Ok. Bene. Cambia generazione, ragazzi. Si passa di una nuova generazione. Sì. Adesso non ho mai capito. Conviene prima fare il salto generazionale e poi fare il salto evolutivo, presumo. Presumo. Quindici anni dopo. Ok. Non l'ho mai capita sta cosa io, onestamente. Ok. Mutazione genetica, metabolismo, e ce l'abbiamo. Ok. Mutazione genetica rilevata, motricità, bene. Ok, non abbiamo cuccioli adesso. Ok? Quindi c'è di nuovo la fase di amoreggiamento. Ma dunque 2, 4, 6, 1, 7. Siamo solo 7 membri. Siamo un po' pochini. E niente, perché qua ci sarebbe da studiare tutte le ossa. E come studio un osso che non hai già studiato? Ovviamente. Ah, no, non ho cuccioli, non studiarli che non ho cuccioli. Allora, facciamo così, vediamo un po' cosa succede se io faccio. Eccoli qua, questi qua sono quelli sbloccati. Scusate, quelli, le mutazioni genetiche. Ciao cavaliere, buonanotte caro. Quindi adesso sono di nuovo tutti da rimparare, ma a noi ce ne frega poco e niente perché io voglio fare il salto evolutivo. Sperando di non fare una vaccata, conquista il 37%. Vai di salto evolutivo. Quando ti evolvi da un'era all'altra, le mutazioni neuronali spontanee non assimilate dagli adulti o dagli anziani scompariranno. Vabbè, abbiamo perso quelle mutazioni. Tuttavia, quei neuroni riappariranno in futuro nei piccoli. Vuoi procedere? Sì. Ok, vediamo un po' com'è andata. Hai potenziato lo sviluppo neuronale della tua progenie. Stadio iniziale 1, 34.000 anni. Hai usato il basalto come strumento almeno due volte. Hai intimorito un pitone delle rocce africano. Perché sono morto anche un sacco di volte. Hai schivato l'attacco di un pitone delle rocce africano. Hai costruito un giaciglio almeno 5 volte. Questi tutti gli achievement che uno fa contribuiscono a migliorare, cioè ad avere più anni, a togliere anni di distanza dal passaggio evolutivo finale, diciamo così. Io devo scendere da 10.000 anni fino a un milione di anni, zero anni. No, credo un milione di anni. ...5.000 anni in anticipo, sto guadagnando sulla scienza, eh? Quando vedete verde e io sono evoluto prima di quello che dicesse la scienza... Ecco, 10.000 anni. Dai che ce la facciamo. Buono. Siamo avanti?
Siamo avanti, vedo che il rosso avanza. Il problema adesso sono le morti, eh. Alla fine conta le morti. Traguardo raggiunto, sviluppo non è massimizzato, stato iniziale. Conquista evolutiva, hai ucciso un falco giocoliere, minchia che soddisfazione. In anticipo di 10.000 anni ne ho fatti di progressi, forse avrei dovuto, sarei dovuto evolvermi prima. Dai, vediamo se riusciamo a raggiungere. Quanti ne mancano? Hai fondato un nuovo insediamento per un clan da 7 a 9 membri. Hai fondato un nuovo insediamento per un clan da 10 a 12 membri. Hai intimorito un Maccairodo bianco. Hai fatto uccidere il Metridio. Ma che? Eh? Hai fatto uccidere il pitone delle rocce africane da Maccairodo. Maccairodo nero, va bene. Ho fatto un botto di achievement sto giro. Ti sei grattato le chiappe a destra con la mano sinistra. Ti sei infilato le dita nel naso senza accecarti. Hai scoperto l'oasi sulla sponda del lago. Sì, ma io sto aspettando le morti, eh. Perché qualcuna l'ho fatta sicuro. E c'è una cosa che sono capace di tirare le cuoia. Poi va a finire che vado in negativo, come al solito. Sono tanti che hanno un botto di anticipo, almeno la metà secondo me, un 50% in anticipo sono andato forse. Ma quanti achievement ho fatto? Guardo raggiunto, l'ho visto là sotto. Più 25 utilizzatore leader. Minchia, mi sono evoluto di quasi 2 milioni di anni, non è poco, eh. Eccolo. Riepilogo, conquiste aggiunte 51, traguardi raggiunti 3, anni conquistati, scienza 1.657.000 anni, bonus anticipo 190.000 anni, anni traguardo 60.000, differenza 197.000. Salto evolutivo finora quasi sono 2 milioni di anni, raga. Eccole là, due morti, meno 50.000 anni. 8 nascite, più 40.000 anni, e vai. Oh, stato evolutivo finora 1.897.000 anni. Buono. Eccoli. Con il passare del tempo hai raggiunto lo stadio evolutivo chiamato Horrorin. Ma come Horrorin? Tugenensis. L'uomo del millennio. Eh? Si vede? Mm? Fronte occipitale sporgente. Sopracciglia arcuate. Hai viaggiato fino a 7.171.921 anni da oggi.
ora verrai riportato nel mondo per riprendere il controllo della tua progenie. Mezzanotte 47. Non so se riesco a portarvi. Pensi che ci sarà un capitolo 2? Dall'età della pietra a quella del ferro? Magari. Magari. Non lo so, so che è piaciuto a tanti questo gioco e ha preso un sacco di premi, se non sbaglio, come gioco indie. Quindi, boh, speriamo, perché a me non dispiace. Vorrei cercare di finirlo, ma come sapete ho finito due giochi nella mia vita. Cioè, no, nella mia vita da youtuber. Oh, Vanadius, ben arrivato! Ho appena raggiunto lo stadio evolutivo di un Horrorin Tugenensis, anche detto Millennium Man. Dopo il passaggio a una nuova specie è possibile che alcune delle conquiste evolutive raggiunte siano già pronte per essere aggiunte al successivo salto temporale. Vai! Millennium Man, l'Horrorin Tugenensis è in grado di controllare le sue emozioni. Tieni premuto CTRL o freccia su per impostare lo stato mentale. In ogni caso le situazioni drammatiche ti sconvolgeranno lo stesso. Che cazzo. Va bene. CTRL o freccia su. Ma che sarà, la W? No. Il famosissimo ed esimio Horrorin. Oh, guardalo, gli achievement sbloccato. Millennium Man. Andiamo. Mettetevi su un po' più in piedi. Oh, guarda che la faccia è già più intelligente. Guardate il volto, l'espressione. La mimica facciale. Guardali. Guardali come sono evoluti. Questi letterini. Forza. Bravi. Credo che stessero ballando. No, ancora sta cazzo di giungla. Ma quando è che vado nel deserto? Che forse non è poi neanche tanto male essere rimasti nella giungla, perché da quello che ho capito il deserto è tosto. No, a me sembra che la faccia sia un po' più umana, no? Millennium Man. Tieni premuto CTRL, lo freccia su per impostare lo stato mentale. Vediamo che è sta cazzo di questo. Guarda, calmo, vigile. La freccia è uguale, no. E che è la freccia su? Cosa intendono per freccia su? Shift? Calmo, allerta, vigile. Allerta. Figo. Guardate la faccia. Cambia l'espressione. Non ci credo. Allora, così è vigile. Così è carabiniere. Questa era proprio, ce l'avevo lì. Va bene. Quindi sa cazzo dove siamo? Palle. Volevo andare nel deserto. Va bene, raga, io direi che per questo Ancestors è tutto per oggi. Niente, qua c'è tutto da rifare un'altra volta, c'è da rifare i giacigli, c'è da fare tutto. Ok. Fatemi solo vedere in che zona sono. Che figo che è sto gioco, mi piace. Dà soddisfazioni, raga, no? Non trovate che dia soddisfazioni? Poi essermi evoluto, capito, più avanti della scienza. La scienza, ecco appunto. Volevo capire dove sono. La fumo, raga. Preparate le pipe. Dov'è? È là. Che fai? Già stanco. E che cazzo? Ci siamo appena evoluti, è già stanco. Ce n'è un altro qua vicino. Fumo. Preparate i bong. Ne abbiamo uno lì. Cazzo, è anche vicino. Beh, qua andremo di gran carriera. Se non mi ammazzo nello scendere. Piano, controlli i salti. Bravo. Ma sono capacissimo. E siamo già alla fine. No, davvero? Non hai mai visto Ancestors? Cioè, intanto mangiamoci sta lumaca.
L'ho studiata, no, vero? Ma cavolo, è un peccato. Neurone maturato, metabolismo. E vai. Qua c'è tutto di nuovo da studiare. Questi sono i membri del clan. Lì abbiamo un nuovo posto da esplorare, membri del clan. Qui cosa abbiamo? La Sangeria Eriopus, che conosciamo già ormai. E Vana, io lo porterò più spesso, non ti preoccupare. Me ne parlassi durante uno stream, però credo di Outward. Guarda che figo sto gioco. È carino, come genere particolare. Come vedi l'interfaccia è un po' più minima. Si basa tutto su vista, udito e olfatto. Eccoli là. Là ci sono i membri del clan. Sentiamo gli odori. Chi è che puzza di più? No. Qua ci sono frutta e verdura. Ma io facendo così non faccio un cazzo, perché se non ho figli non aumenta l'energia neuronale. I puntini che vedi sul lato destro, intorno ai due cerchi, quei puntini bianchi, sono i membri del clan. In mezzo si dovrebbe sviluppare l'energia neuronale, che mi servirà poi per maturare i vari neuroni che rappresentano le abilità che lui piano piano impara. Se io non ho dei cuccioli con me, non mi si sviluppa energia neuronale. Da qualsiasi azione io faccia non mi si sviluppa energia neuronale, quindi non serve a niente fare qualsiasi cosa finché non figlio, non recupero almeno un paio di figli. Quindi io direi di iniziare magari a fare una roba di questo tipo. Faccio solo questo e poi cambio gioco, anche se secondo me, raga, sarebbe meglio che andassi a dormire. Oggi facciamo un 2x0, pagate 2, prendete, no, pagate 0 e portate a casa 2 giochi. Purtroppo Conan è andata male. Mi creo un giaciglio qua. Ok. E domani torniamo a fare 3 giochi. Io il pomeriggio vedo di svegliarmi un attimino prima. Caricare almeno 3 giochi che sono sicuro che funzionino. Ok, facciamo il nostro giaciglio qua. Prendi 2 e paghi 3, esatto. Ok. Inizia costruzione. Vada, dottor. Oh, dottor. Inizia costruzione. Devi costruire. Ce la fa? Troppo complicato? Inizia costruzione. Ah, concentrati. Ma porca, che impedito. Che cazzo fa? Non si ricorda come si fa il giaciglio? Ma c'è un giaciglio qua già in giro? No. Ah, ecco dove siamo noi. Fammi vedere come si chiama. Insediamento attuale del clan. Non me lo dice. Dove siamo? Fanculo. Dai, non mi fa studiare tutto adesso. Concentrati. Grazie, ok. Mi fai costruire? Ah, forse avevo schiacciato male, scusate. Ok. Abbiamo, ce l'abbiamo, ok. Allora, termina spedizione. Perfetto. Z, sdraiati. Evoluzione. Nuova abilità imparata. Encefalizzazione. Le dimensioni del cervello sono aumentate. È possibile accumulare più energia neuronale. Figo! Aspettative di vita. L'aspettativa di vita è aumentata. È possibile accumulare più resistenza e più energia. Oh! Nuova abilità imparata. Controllo cognitivo.
Ora è possibile controllare le emozioni e scegliere volontariamente se essere vigile o allerta. Mi piace. Via mesocorticale. L'abilità di sintetizzare neurotrasmettitori è aumentata. È possibile accumulare più dopamina. Bene. Ecco come si sbloccavano, secondo me. Dovevo fare il passaggio evolutivo prima. Motricità. Nuova abilità imparata. Anabolismo. Eseguire le azioni consuma meno energia. Oh, figa. Alleluia. Si ottiene più energia da ogni porzione di cibo. Assorbimento del cibo. Bene. Ma non sono ancora diventato onnivoro. Cazzo. Minchia, quanta roba. Vedi? Tutti questi sono neuroni che si sbloccano. Quelli che sono già delineati sono quelli che io, col passaggio generazionale, ho bloccato, che ho bloccato, e quindi nel passaggio evolutivo o comunque col proseguire della mia specie, tutti i miei figli questi neuroni ce li hanno già in automatico. Quindi tutta la mia progenie avrà già questi neuroni. Capito? Localizzazione dei suoni, olfatto, memoria sensoriale, memoria, cos'è che è? Aspettative di vita, vabbè, questi qua che sono già bloccati con queste linee, ok? Ogni volta che io studio, imparo, conosco oggetti, esploro nuove zone, faccio imparare ad altri membri tramite limitazione, nuove come si chiama, meccaniche, tipo non so, rompere i sassi per poter creare una punta acuminata, piuttosto che lavorare i legnetti per farsi il bastoncino appuntito per poter affrontare le creature, eccetera. Qualsiasi cosa che io sviluppo e che imparo diventa energia neuronale che mi servirà per collegare dai neuroni che ho già ai nuovi neuroni, questi qua, ok? E per sviluppare sempre di più il mio cervello. Puoi scegliere cosa potenziare dal diagramma neuronale o il gioco sceglie per te? No. Quelli che adesso mi ha fatto vedere sono legati al passaggio evolutivo che io ho fatto. Io ho fatto un passaggio evolutivo e quindi sono passato dal... Oddio... Non mi ricordo più che specie di primate fossi prima, a questo qua nuovo, l'uomo del millennio, ok? L'horrorin, come cavolo si chiama. Quindi, per questa nuova specie, alcune abilità sono innate, tipo per esempio questa di essere, di poter scegliere se tu vuoi essere vigile oppure no. Scegli tu i percorsi da fare. Se tu, faccio un esempio, qui nella parte alta ci sono tutte le abilità di costruzione, ok? Le probabilità di successo di una modifica portata usando uno strumento sono aumentate. Cosa significa? Che se io più spesso lavoro degli oggetti, più bravo divento. Quando io lavoro degli oggetti e più ne lavoro, il gioco in automatico mi fa vedere che, siccome sto migliorando le mie abilità con l'utilizzo di utensili, eccetera, eccetera, mi fa vedere che ci sono dei neuroni vicino che io potrò utilizzare. Scelgo io se collegarli, in modo da poterli attivare, o se lasciarli lì e utilizzarli e collegarli in un secondo momento, perché non mi interessa in questo caso. Scelgo io, diciamo, il percorso evolutivo del mio primate in questo momento. Capito? E ogni passaggio generazionale in cui il cucciolo diventa adulto, l'adulto diventa anziano e l'anziano muore, io blocco questi potenziamenti e stabilisco quale sarà lo schema neuronale, classica meccanica RPG, insomma, sì, da questo punto di vista sì. Decido io quale sarà oddio, come l'ho chiamata? L'articolazione neuronale, insomma il reticolo neuronale, e quindi come si svilupperà il mio primate. Al momento del passaggio evolutivo questi rimarranno, e se io ho giocato bene e quindi sono andato, ti faccio vedere,
Questo è il passaggio evolutivo. Cosa significa? Sono partito da qua, 10 milioni di anni fa. Un primo passaggio evolutivo e sono arrivato a 9 milioni di anni fa. Adesso ho fatto un secondo passaggio evolutivo e sono arrivato a 7 milioni di anni fa. Più roba scopro, più cose imparo, più achievement faccio, più io vado a ritroso nel tempo. Il mio scopo è passare da 10 milioni di anni fa a 1 milione, mi sembra, di anni fa, fino ad arrivare all'uomo ergaster, mi pare, o erectus, non mi ricordo, mi sembra che è lo stesso, ergaster o erectus. Ok? Quindi è come se togliessi anni dal distanziamento dal primate all'uomo di oggi. Ok? Viaggio nel tempo a ritroso, sì, cioè dai milioni di anni fa fino ai giorni nostri. Ognuno di questi achievement mi avvicina sempre di più ai giorni nostri. Ecco, diciamo così. Ogni morte peggiora il mio passaggio evolutivo. Se io mi evolvo prima di quello che dice la scienza, cioè la scienza dice che per poter rompere due bastoncini hai bisogno di 25.000 anni. Se io quell'achievement di rompere due bastoncini lo faccio prima dei 25.000 anni, quindi prima di quello che dice la scienza, io ho giocato bene e ho un bonus, ok, che mi permette di andare più velocemente nell'evoluzione rispetto alla scienza. Questa linea rossa, questo pezzettino qua, mi dice che io sto giocando bene e che quindi mi sto evolvendo prima di quello che la scienza e gli scienziati hanno detto. Ok? Poi penso che alla fine della fiera, che io arrivi uguale, prima o dopo, non cambia un cazzo, l'importante è arrivare. Va bene? Magari potrei evolvermi dopo 20 milioni di anni invece che 10, ma lasciamo perdere. Ok? E basta, insomma, il grosso del gioco si sviluppa qua, tra l'evoluzione, il salto generazionale e la scelta dei neuroni. Poi il gameplay vero e proprio è quello che tu vedi. Affrontano creature, studiano quello che li circonda, interagiscono tra di loro. Per esempio, allora, io sono... Aspetta, esamina. Lei è un anziano, è un'anziana femmina. Ok. Ovviamente... Ma che la faccia è diversa. Ma che la faccia è diversa. Meno peli, mi sembra. Ovviamente, gli anziani non possono riprodursi. Ciao, ghiaccio! Buonanotte! Adesso stacca anch'io che è l'una. Vediamo lui. Adulto femmina, ok. Allora, le femmine adulte possono riprodursi anche con i maschi anziani. Ovviamente non devono essere della stessa famiglia. Ok, non è che il padre può mettere incinta la figlia. Chiaro, no? Perché se no, non è tanto il gesto, l'incesto, eccetera, ma il problema qual è? È che non c'è un vero scambio genetico, ok? Di patrimonio genetico, e quindi non c'è un'evoluzione. Per questo che i matrimoni tra consanguini non vanno bene. Famoso discorso, no? Tu devi migliorare il tuo patrimonio genetico. Allora, vediamo un po'. Questo è un maschio? Questo è Ab, adulto maschio. Ok, facciamo una roba, va? Tanto io ho già creato il mio... Dov'è la femminazza? Sei tu la femminazza? Esamina. Adulto femmina, single. Ok, allora, signorina, io la tua eletto, le spiace? Così facciamo vedere alla Danadius come funziona. Ok, quando senti questo suono... Ecco, qua si è incazzata. Aspetta, tu eletta. Io mollo il mouse e sto facendo bene, toeletta. Ok, è questo il, diciamo, il minigame da fare ogni volta. Se tu
come dire, non mi viene la parola, lo fai nel, hai dei buoni riflessi, lo fai nei tempi giusti, funziona tutto. Se fai qualche cappellata, lei si incazza e non te la smolla, ok? Ok. Lo stesso vale per i legnetti, per i, come si chiamano, per le pietre, per qualsiasi cosa che tu vuoi lavorare, ok? Con le tue manine. Allora, adesso siamo una coppia, vedi? In coppia con Hub, è fertile. Adesso gli dica a lei, bella guagliona, andiamo a fare zoom zoom. Vado a cercare il giaciglio che io ho costruito, che non mi ricordo più dove cazzo l'ho costruito. Ho costruito il giaciglio. Oh. Dove cazzo ho messo il giaciglio? Qua. Ok, bella guagliona. Allora io mi dico sdraiati. E poi gli dico chiama un partner. Andiamo, andiamo che facciamo un zoom zoom. Oh, hai un capello nell'occhio. Aspetta che te lo levo, ragazza random. Oh mio Dio, sei l'uomo della mia vita. Esatto. Esatto. Adesso ci accoppiamo. Oh, oh. Ok, nuova gravidanza. Allora, lei è incinta, la Shura. Ok? Bene. Ovviamente non è che caga fuori il bambino così. Devi fare il salto generazionale in modo che quella incinta, pam, sforni un cucciolo. A me è successo un paio di volte, già due volte, che andando a zonzo per riuscire a sbloccare più achievement possibili, mi si è dimenticato di fare il salto generazionale e ste poveracce a un certo punto morivano perché passavano più di 9 mesi, loro non partorivano e non, cioè non li facevo partorire e morivano di gravidanza. Ok? Quindi occhio ai tempi. Adesso io me ne ingravido una... lei chi è? No, lei è una femmina, non ci piace. Non mi è fertile, Shura. Tu? Maschio singolo. Meglio fare un salto generazionale in modo da far partorire a lei già incinta. Non ne ho tanti. Devo andare a recuperare un po' di membri fuori da aggiungere al clan. Questa che è? Fighe, sono tutti maschi. Dove sono gli altri membri? Eccola là, la femmina. Eh no, siete tutti cazzo. Devo recuperare un masculo. Eccolo là. Eccolo là, eccolo là. No, un masculo, una femminazza. Quella è una femmina nuova, mi sa, o no? È fuori dal clan, eh? Scusi, lei. Spettro! Ciao caro! Ti sei appena perso un inciuciamento. Adulto femmina, single, fertile, vai. E dunque, conviene che lo stesso padre ne ingravidi due? Cioè, che lo stesso adulto ne ingravidi due? No, perché se no... Questa che nasce e l'altra che nasce sono figlie dello stesso padre. E quindi non si... No, meglio cambiare e prendere un altro membro. Vediamo un po'. Questa è una femmina. Almeno abbiamo due femmine. Perché è sempre bene portarsi dietro due cuccioli. Tutto bene, caro. Sto giocando ad Ancestors. È sempre bene portarsi dietro due cuccioli perché sono quelli, i due cuccioli assieme sono quelli che vi permettono di fare il massimo dell'esperienza, diciamo così. Lo so che la poligamia è contemplata dall'evoluzione, ma sarebbe meglio anche un maschio anziano, glielo possiamo... Ecco, per esempio. Dottor, venga.
Damo. Vediamo che ci sta bella guaglione là. Dove è andata? Magari non è d'accordo, però. Domani attacco alle 7 a lavorare. Tosta. Io domani alle 8 attacco. Cioè attacco sempre alle 8. Ma infatti mi sa che tra un po' vado a dormire. Anzi, faccio questa toilettatura l'asciura. Ehi. Che vuoi la banana? Ehi, eccola. Coppia formata, grande. Adesso venga che ci divertiamo. Fermo, zumma, zumma. Maschio caliente. Anche se anziano ne sa, eh. Sdraiati. Sì, però ti devi sdraiare sul giaciglio, cornuto. Chiama partner. Vieni qua. Oh. Venga. Ma che arriva di corsa. Certo. Certo. Decido io se giocare con un anziano che mi dà la possibilità di avere maggior resistenza alla paura fuori dalla tribù, fuori dalla zona, diciamo, della tribù, o con un giovane che ha più resistenza, però è più soggetto alla paura dell'ignoto fuori dalla tribù. Dipende. Accoppiati. Ok. E ce n'abbiamo un'altra che è incinta. Bravo, bravo. Bravo. E infatti qua dovrebbe farmi vedere che l'emo è rossa, no? Yes, è incinta. Dov'è l'altra incinta? Oh. E quella là, l'altra incinta. Se n'è andata? Ha dato, ha dato. Ok. Eccola, ce ne sono due. Uno e uno, due. Va bene. Va bene, ragazzi, nonostante so che non è tardissimo, io però devo andare a dormire. Quindi facciamo così, ci vediamo domani sera dalle 22, prometto. Facciamo tre giochi, me li preparo prima. Ok? Va bene? Salutate l'uomino del millennio. Dai che faccia seria. Aspetta, vigile, carabiniere, vigile, carabiniere, vigile, carabiniere. Ciao Axber, buonanotte, Spettro, buonanotte, Vanadius, buonanotte ragazzi, buonanotte a tutti, buonanotte a tutta la chat. Se resistete, orrorino letterino, se resistete un secondo facciamo un raid, vediamo un po'. Così non vi lascio proprio a bocca asciutta. Ma che c'è qua? Preferite Panzerotto con World of Tanks? Oppure... Andiamo da Panzerotto. Dai, decido io. Avvia il raid. Bacioni ragazzi. Notte a tutti.